Luana Di Maio, lei è la madre del bambino che ha subito atti di bullismo alla città dei ragazzi. Eh, per chi non avesse letto il nostro precedente articolo ci può riassumere quanto è accaduto? Certo, io sono andata a prendere mio figlio alle 4 eh, del pomeriggio dopo aver aspettato quasi un'ora per poter ricevere questa green card che mi permettesse di andare a cercarlo. Sono entrata nella struttura della città dei ragazzi, lasciando il bambino, convinta che fosse una struttura comunque organizzata al meglio per la sua sicurezza anche, perché si parla di autonomia, però <ride> a un bambino di 9 anni si può richiedere. Tanto, ma eh, ha bisogno di essere anche seguito. E, mm, sono andata a prenderlo, non l'ho trovato subito. Ha impiegato circa tre quarti d'ora a girare tutta la struttura nella sua ricerca. Piccolo consiglio: magari utilizzate un megafono così i bambini possono essere chiamati perché giocano i bambini non stanno lì a guardare l'orologio e mh, dopodiché niente, mentre io ero all'interno della struttura lui veniva a, a salito da questi tre bambini dai 12 ai 13 anni, e, mh, non extracomunitari, quindi bambini di Bolzano, della nostra città, e, con sputi, calci e l'ho trovato accovacciato in un angolo e per due ore e mezza lui poi non ha più parlato. La cosa preoccupante è che quanto è accaduto a suo figlio non è stato un caso isolato e nemmeno è accaduto solo quest'anno. Diciamo che io ho messo la mia esperienza sui social e l'ho condivisa con il gruppo di cui faccio parte. E da lì è venuto fuori a parte tanta empatia da parte delle mamme che ringrazio per la loro vicinanza alla mia situazione e ho anche tante che hanno subito i quali figli hanno subito degli atti di bullismo quest'anno e anche gli anni passati, diciamo che quest'anno è un po' più Forse c'è meno, bisognerebbe chiudere la struttura ai lati probabilmente per evitare che i bambini escano allo sbaraglio perché sono veramente lasciati a se stessi. Lei quest'oggi si è rivolta a un legale, stavate pensando seriamente di presentare una denuncia? Io sto attendendo qualche riscontro, ho provato a fare un paio di chiamate ma non ho ricevuto... Non ho avuto risposta. Ho chiesto di parlare con la dirigenza nello stesso momento perché la ragazza che, era, che è arrivata poi a calmare la situazione eh, non ha fatto domanda ai genitori di questi bambini. Aspetto un confronto più che altro, poi se c'è da andare avanti con il legale, si andrà avanti. Lo faccio per mio figlio, ma lo faccio anche per quelle mamme e quei papà che ad oggi non hanno avuto ancora il coraggio eh, eh, di metterci la faccia.